Passiamo all'oggetto numero 5, gravi crisi occupazionali e chiusura dell'impianto Colacem di Ghigiano, intendimenti della Giunta regionale. Consigliere interrogante, consigliere Porzi, prego. Grazie Presidente. Questa interrogazione prende le mosse dalla crisi occupazionale e dalla chiusura dell'impianto di Ghigiana, intendimenti della Giunta regionale rispetto a questa situazione. Il 22 febbraio 2022 il gruppo Colacem ha annunciato il fermo della produzione e la conseguente chiusura momentanea di questo impianto. Lo stop della produzione di cemento è dovuto principalmente all'impennata dei prezzi delle quotazioni della CO2, che è passata da 8,3 euro del 2018 ai quasi 100 euro del febbraio 2022. La guerra in atto tra Russia ed Ucraina ha ulteriormente aggravato questa pesante situazione, soprattutto in relazione al costo dell'energia e al costo del combustibile necessario ad alimentare il forno dello stabilimento, anche se sappiamo che in realtà i costi dell'energia, diciamo, risalgono alla fine dello scorso anno e che già altri stabilimenti si erano visti costretti a chiudere temporaneamente le loro produzioni per effetto di questa impennata dei costi energetici. Da agosto a dicembre 2021 il sito sta subendo e ha subito un fermo per appunto questi costi elevati dell'energia e oltre per la necessità di procedere con una manutenzione da tempo programmata. In questo sito produttivo lavorano 100 dipendenti diretti, altri rappresentano un indotto non irrilevante, imprese esterne, trasportatori. Ecco, tutti i lavoratori sarebbero a rischio con il conseguente impoverimento del tessuto economico industriale dell'intero Alto Chiascio. È in atto una grave crisi del settore cementifico nazionale alle prese con costi molto alti per quanto riguarda l'energia, che superano i ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti e una concorrenza da parte del prodotto estero extra UE che usa energia a costi molto più bassi e che non deve acquistare le quote di CO2 per poter produrre. Sia l'azienda che i dipendenti hanno più volte sollecitato le istituzioni regionali e gli enti locali a farsi carico della crisi che rappresenta il 28% del PIL della zona del Leucovino. Colacem è presente in 6 stabilimenti a ciclo completo in Italia, 2 impianti per la produzione di predosati, 4 terminal, 3 depositi e vari uffici di area. Evidenziato inoltre che nel maggio del 2021, a fronte di una richiesta dell'azienda di utilizzo del CSSC, la Regione aveva indicato la procedura di VIA per concedere l'autorizzazione, che nel frattempo però era entrata in vigore il 31 luglio 2021 la legge di conversione del DL 31 maggio 2021 numero 77, che apporta delle modifiche in tema di VIA, VAS, bonifiche di energie rinnovabili, che ritorna nuovamente sul tema del land of waste, sul conferimento a impianti intermedi di smaltimento e che apporta modifiche quindi al campo dell'esclusione dalla disciplina sui rifiuti, considerando inoltre che l'articolo 35 viene escluso dall'obbligo di via la sostituzione di combustibili fossili con il CSSC, considerando che la Corte Superiore di Giustizia Europea nella quinta sezione il 31 febbraio 2003 si era già chiaramente espressa su questo tema, sull'utilizzo di altre fonti per produrre energia, che esiste uno studio molto importante del Comitato di Vigilanza e Controllo, costituito nel 2013, che proprio su questo uso del CSS si pronuncia, considerato che nell'allegato 1 bis del nuovo decreto legge 77 del 31 maggio 2021 vengono inserite nell'elenco delle opere strategiche anche i nuovi impianti per la produzione di energia da residui e rifiuti. Ecco, con questa lunga premessa chiedo alla Giunta regionale quali sono, diciamo così, le azioni che intende intraprendere per la tutela dei livelli occupazionali, quali azioni intende intraprendere per sostenere l'intero tessuto economico e sociale dell'Alto Chiascio e per favorire la ripresa della produzione in questo stabilimento in particolare. Grazie. Grazie consigliere Porzi. Prego assessore Fioroni. Ringrazio la consigliera Porzi perché pone all'attenzione di quest'Aula un tema rilevante per un comparto strategico della nostra regione. Sappiamo bene come il dibattito nazionale sul tema dell'energia abbia evidenziato tutte le debolezze strutturali di questo Paese
e di come le scelte fatte, soprattutto nel mix energetico, siano scelte che stiamo pagando. Purtroppo sappiamo bene che i grandi cambiamenti strutturali hanno bisogno di tempo e quindi bisogna cercare di capire come, ma questo è un aspetto che riguarda necessariamente il governo nazionale, si possa intervenire con strumenti di breve periodo in grado di garantire la competitività a un settore che oggi sconta non solo il tema da lei citato dell'acquisto delle quote di CO2, ma tutto un generalizzato sistema di rincari, ne cito uno fra tutti, quello dell'ammoniaca, la difficoltà a trovare materie prime. Quindi il quadro che noi avevamo già complesso, che riguardava specificatamente all'interno della nostra regione i cementifici di Gubbio, perché poi ci sono cementifici che hanno altre possibilità di utilizzare un mix energetico molto più efficace, chiaramente il tema di Gubbio è un tema centrale. Bisogna dire che in questi anni un po' l'Italia è stata intossicata da tanti comitati del no, spesso con un approccio pregiudiziale, ideologico, che non hanno accettato le evidenze scientifiche anche su alcune fonti di combustibile che venivano considerate perfettamente in linea, come lei ha giustamente citato, a livello comunitario. E oggi la Regione Umbria si trova in una situazione di difficoltà con i cementifici, ma anche con, se permette, anche un paradosso, dove a fronte della situazione che lei ha perfettamente descritto abbiamo una posizione ad esempio anacronistica del Comune di Gubbio, che di fatto ha fatto ricorso rispetto all'utilizzo di un combustibile alternativo per il quale il decreto semplificazione, come ben lei citato, ha ribadito la necessità di poter essere utilizzato senza ulteriori livelli di autorizzazioni. È ovvio che, come quindi a questo punto possiamo dire che riguarda quello che era il tema dei combustibili alternativi, nei limiti del CSS combustibile, la Regione ha fatto quello che era necessario, c'è stato l'adeguamento al decreto semplificazione, per quanto ribadisco osteggiata in modo strumentale da qualche consigliere di opposizione, ma ribadendo una logica responsabile del fare politica. Apprezzo il suo intervento perché lei porta in quest'Aula un approccio responsabile che valuta in maniera chiara quello che è un impatto non solo diretto occupazionale, non solo un impatto sul PIL, perché comunque il settore del cemento pesa 2 punti di PIL sul settore regionale, ma anche su un aspetto di occupazione indiretta, perché comunque il cemento è un aspetto attiva tutta una serie di filiere, non ultima anche filiere di sviluppo, integrandosi con i materiali di nuova generazione che si stanno sviluppando in Umbria. E questo è chiaramente, non solo, c'è un paradosso ancora più storico che rischierebbe di riguardare la nostra regione, dove i cementifici hanno di fatto condizioni di competitività diverse dai cementifici della Lombardia e della Toscana, per citarne uno. E su questo tema il rischio è veramente che noi, il PNRR in Italia, tutta quel grande stagione di opere infrastrutturali, rischiamo di doverlo realizzare magari non solo col cemento prodotto da fuori regione, ma spesso importato dall'estero, perché come diceva lei, laddove non c'è tutto quel sistema regolamentatorio delle quote di CO2, risulta ancora più competitivo. Non esiste una soluzione immediata, purtroppo le leve sono molteplici, è una palla che passa ormai al governo, perché il settore è fortemente piegato dai rincari che hanno riguardato non più solo l'aspetto dei combustibili e quindi l'aspetto più prettamente energetico, ma alcuni mix di ingredienti, citavamo prima l'ammoniaca, e è importante che si garantiscono comunque nei limiti attuali, anche con un senso di responsabilità delle forze politiche,
il miglior clima possibile affinché gli stabilimenti di Gubbio possano ripartire quanto prima, ma nell'interesse di evitare scelte che potrebbero essere pericolosissime in questo momento e irreversibili, come la delocalizzazione in contesti produttivi più favorevoli. Quindi sicuramente il passaggio sul CSS è stato un passaggio importante, ma attualmente non sufficiente. Quindi sicuramente il governo dovrà valutare una problematica di settore. L'idrogeno è un tema interessantissimo che riguarderà successivi bandi del MITE, ma che coinvolge tutti i settori energivori, ma la prospettiva è ovviamente una prospettiva di lungo periodo. Una prospettiva temporale che, ahimè, il settore del cemento, non solo in Umbria, ma soprattutto in Umbria, non può attendere. Quindi responsabilità, quello che posso dire, è il momento della responsabilità e non più dei no pregiudizievoli ideologici basati su un rifiuto della scienza e su un senso di mancanza di fiducia nelle istituzioni anche preposte al controllo ambientale. Grazie Assessore, prego Consigliere Porzi. Ringrazio l'Assessore Fioroni per la risposta che mi ha dato. Mi permetto di fare due considerazioni. La prima, non posso che condividere alcuni passaggi della sua risposta nelle valutazioni e nel puntualizzare come alcune posizioni possano ostacolare un percorso che rischia di pregiudicare in maniera irreversibile una situazione che è andata increscendo anche al di là delle nostre volontà e soprattutto non prevedibili, perché lo scoppio di una guerra era sicuramente qualcosa che non avevamo messo in conto dopo una pandemia, pur essendoci però dei fattori sui quali noi avevamo contezza, cioè il minor costo dell'energia al di fuori dell'UE, una serie di precondizioni che in qualche maniera già esistevano, no? E che rendevano meno competitive le nostre realtà produttive. Ecco, lei oggi giustamente ha puntato l'attenzione sul fatto che questi siti potrebbero, andare al di fuori della nostra regione. Questo sarebbe un danno veramente dal quale non avremo una via di ritorno. E allora, è vero che ci sono delle azioni messe in atto da amministratori che non comprendono alcune situazioni, che hanno posizioni diverse rispetto a quelle a cui io personalmente credo. Oggi a governare siete voi, avete questa grande responsabilità. Io ho letto con piacere giorni fa che c'era stato un accordo tra comune e azienda nel condividere anche una forma di comunicazione con la comunità, dove giustamente la preoccupazione può essere alta, può essere in qualche maniera anche allarmata, e quindi è compito di ciascuno di noi poter intervenire perché i dati scientifici, le evidenze scientifiche vengano portate a conoscenza della comunità, e poi si deve operare nell'interesse comune, per il bene comune e per tenere insieme un percorso, un processo che mai come oggi ha bisogno di tempi celeri e certi. Siamo di fronte a questa necessità di una transizione ecologica, il tema dei rifiuti è connesso, e dobbiamo fare un'azione forte, concreta, non basata sulla contrapposizione ideologica, ma veramente basata sul senso di responsabilità che deve animare il nostro agire politico, sia da consiglieri di maggioranza, sia da consiglieri di minoranza, come in questo caso sono io. La ringrazio, vigileremo con attenzione su questo tema, perché nell'interesse dell'intera comunità umbra che questo sito non perda la capacità occupazionale che ha sempre garantito nel tempo. Grazie. Grazie consigliere Porzi. Passiamo all'oggetto numero 6, legge regionale 11/2021, ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018 numero 1. Prego consigliere Fora. Buongiorno all'assessore Fioroni. Ripartiamo dal 7 luglio 2021. Il 7 luglio è una data importante perché questa Assemblea ha approvato una legge regionale che modificava una legge preesistente già da diversi anni sulle politiche del lavoro e di riforma dell'Agenzia regionale per le politiche. E come ricorderete, come ricorderà l'assessore, personalmente, al contrario di miei colleghi di minoranza, io espressi un voto favorevole al disegno di legge,
perché ritenevo e ritengo che la Regione Umbria fosse arrivato il momento che si dotasse di uno strumento normativo adeguato ai tempi storici che stiamo vivendo, in grado di rilanciare l'occupazione, le politiche attive del lavoro, potenziare i servizi pubblici e soprattutto rafforzare in termini virtuosi il partenariato pubblico-privato, soprattutto per favorire l'occupazione delle fasce deboli. Ricordo anche a quest'Aula che questa legge regionale aspettava di essere approvata in Umbria dopo anni di adeguamento che le leggi regionali di altre regioni avevano attuato in base a delle normative nazionali che erano rimaste disattese. Per cui partiamo da un dato positivo, e cioè da una legge che a suo tempo disegnava, a mio avviso, un sistema moderno ed efficace rispetto all'occupazione e al mercato del lavoro, soprattutto in un tempo quale quello attuale che richiede fortemente un mutamento repentino delle modalità attraverso le quali si intervenga sulla precarietà lavorativa delle giovani generazioni, delle famiglie, degli utenti, dei disoccupati over 40, tutte fasce che purtroppo il Covid ha, di cui ha peggiorato la situazione. La digitalizzazione e il distanziamento sociale hanno ulteriormente prodotto una segmentazione del mercato del lavoro. Mi scusi, consigliere, quindi, per favore, fuori e dentro l'aula, un po' di silenzio, grazie. Sì, grazie Presidente, perché è molto fastidioso parlare con questo rumore di fondo, grazie. E quindi dicevo, è del tutto evidente che serva oggi, anche più che mai, un piano straordinario complessivo per rilanciare l'occupazione. E è evidente che non lo risolveremo solo con la legge sul mercato del lavoro, se non la integriamo poi con politiche che hanno a che fare anche con lo sviluppo economico, il rilancio produttivo, il welfare, le pari opportunità. Queste, diciamo, sono le premesse relativamente al fatto che quel voto favorevole si poggiava sulla condizione fondamentale che un sistema di servizi per il lavoro, per essere efficace, si deve poggiare su tre pilastri fondamentali: pubblico, privato e privato sociale, la cui governance non può che essere pubblica. Per questo avevo proposto ed è stato approvato anche un emendamento che tendeva a rafforzare uno stretto raccordo con tutti i soggetti della rete, in particolare con gli enti di formazione e le APL. Per questo avevo proposto e fu approvato anche un emendamento che rafforzava la rete dei servizi pubblici con tutte le aree che si occupano di fasce deboli per l'occupazione, tra cui SAL, che sono in capo ai comuni, affinché si potesse mettere a sistema maggiormente una relazione fra mondo dello svantaggio sociale e politiche del lavoro. Per questo, con anche piacevolezza, accolsi l'approvazione di un ulteriore emendamento che rafforzava la capacità di valutare non solo le quantità delle prestazioni offerte da ARPAL, ma la qualità delle prestazioni, su cui è fondamentale che misuriamo il sistema. Ho letto che il 31 gennaio del 2022 l'ARPAL ha approvato gli obiettivi strategici generali di questo anno, in attuazione della legge regionale, non li cito, e proprio alla luce di questo piano che ARPAL ha approvato, evidenzio tre questioni. La prima, da una prima lettura, assessore, non sembra chiaro qual è il modello organizzativo su cui si intende rilanciare la struttura operativa di ARPAL, quali sono le funzioni e i compiti assegnati ai diversi punti della rete pubblica, quale dislocazione territoriale, quali standard minimi verranno assegnati ai punti territoriali, alle strutture centrali, agli hub e agli SPOC. Cioè, vorremmo capire come concretamente l'organizzazione nuova dei servizi per l'impiego sul territorio rimarrà, con quale capillarità, con quali servizi pubblici garantiti a tutta la popolazione. La seconda cosa che non appare estremamente chiara è come passare, e la legge lo diceva, e come operare questo cambio culturale nella relazione con l'utente. La legge affermava che si dovesse passare da un sistema più amministrativo e gestionale a un sistema molto più orientato alle persone, addirittura si parla di un patto di servizio personalizzato, ritenendo, e giustamente lo condivido, che i servizi per l'impiego debbano sempre più assumere una dimensione di personalizzazione dei servizi all'utente e non solo operare scartoffie burocratiche, amministrative e adesso brutalizzo ovviamente.
Il terzo punto che non sembra chiaro è che viene citato specificatamente il ruolo del terzo settore nella legge, in particolare nell'utilizzo di una serie di strumenti che coinvolgono anche le cooperative sociali di tipo B in attuazione alla legge Biagi, con la possibilità di operare inserimenti lavorativi nelle categorie protette nel sistema del terzo settore, che rimandavano a delle attuazioni di cui a oggi ancora non leggiamo nessuna traccia. Infine si parla di un osservatorio del mercato del lavoro che doveva, diciamo così, mettere in rete tutte le banche dati per poter condividere il patrimonio informativo regionale, e anche di questo non ho letto traccia nel documento. E infine si parla di la revisione di un sistema complessivo di accreditamento delle agenzie formative. Abbiamo detto tante volte in quest'aula che la Regione Umbria ha il numero di agenzie accreditate più alto d'Italia rispetto al numero di abitanti, e che andava operata una forte e importante riorganizzazione delle agenzie formative affinché si punti più a finanziare risultati e attività che agenzie e strutture. Ecco, di tutto questo io interrogo la Giunta, interrogo lei per capire lo stato di attuazione di una serie di principi assolutamente condivisibili che la legge ispirava. È evidente, e ne comprendo la ratio, sono passati solo di fatto 9 mesi dall'attuazione della legge, quindi mi rendo conto che il percorso di riorganizzazione è complesso, però stimolerei quest'Aula e lei a renderci partecipi di un percorso a mio avviso importante, sul quale so che alcune cose sono state fatte, molte altre vanno ancora realizzate, e in particolare le chiederei, ecco, conto del modello organizzativo che si intende attuare anche in termini di risorse umane e professionali, l'attuazione delle previsioni previste con il terzo settore e i patti da realizzare per l'inclusione sociale, e il punto della situazione sul sistema di accreditamento delle agenzie formative. Grazie mille. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni. Allora, 3 minuti per una domanda di 8 sarà un pochino complicata, però ci proveremo. Allora, io ringrazio il consigliere Fora per questa interrogazione che ci dà anche l'occasione di fare un punto su quello che è lo stato di attuazione della legge, partendo da un presupposto che le politiche attive del lavoro sono per l'Europa il principale pilastro della politica sociale. Su questo noi abbiamo chiaro un obiettivo, quello di migliorare, come da lei evidenziato, il livello di qualità delle prestazioni del sistema che eroga le politiche attive del lavoro tramite anche una migliore collaborazione fra pubblico e privato, innalzando il livello qualitativo del mercato del lavoro, perché è l'unica maniera per renderlo più competente, più inclusivo e quindi più idoneo a seguire quelle che sono le grandi sfide delle transizioni. Transizione digitale e transizione ecologica. Per fare questo, la chiave di tutto nella nostra visione è intervenire sulle persone con percorsi di accompagnamento e inserimento al lavoro sempre più mirati, personalizzati, cercando di favorire l'incontro fra la domanda da parte delle imprese e le competenze dei lavoratori. Non è un caso che prima faceva riferimento al numero delle agenzie, che sono tante perché c'era un sistema di esempio di formazione che dava ai lavoratori, a chi era in ricerca di un'occupazione o alla singola agenzia, la possibilità di spendere un voucher in un qualsiasi corso di formazione senza preoccuparsi se quel profilo che si andava a generare fosse coerente con la domanda di mercato. Ci ritrovavamo così senza saldatori, come tante senza altre professionalità presenti nel territorio. Come dicevamo, la legge è stata approvata in concomitanza con l'approvazione dello strumento del rework, che è un classico esempio di come questa giunta ha voluto costruire un modello di mercato del lavoro che preveda percorsi di accompagnamento per favorire l'accompagnamento e il reinserimento nel mercato del lavoro, l'upskilling e il reskilling delle professionalità presenti,
ma con un modello nuovo e innovativo di rete pubblico-privata, quindi fra i centri per l'impiego e l'agenzia. Affinché questa rete sia efficiente è necessario che i nostri centri dell'impiego siano maggiormente dotati, ad esempio, di un livello, questa è una delle priorità, di strutture digitali che oggi, ahimè, non hanno, per cui si perde molto più tempo all'espletamento di modalità burocratiche anziché all'attività di matching fra domanda e offerta del lavoro. Velocemente do una serie degli adempimenti che abbiamo fatto perché il tempo è poco. A fine ottobre dello scorso anno abbiamo avviato il processo di governance insediando il nuovo organismo, il nuovo consiglio, il nuovo presidente e il nuovo direttore, e subito in tempi strettissimi entro il mese di dicembre si è provveduti alla stabilizzazione del personale che era assunto in ARPAL a tempo determinato e sono stati pubblicati poco dopo i bandi di concorso per l'assunzione delle 98 figure professionali che abbiamo definito in maniera minuziosa come profili innovativi, perché oggi in un mercato del lavoro innovativo servono competenze digitali, capacità di analisi, analisti esperti, competenze giuridiche, non già i profili amministrativi, semplicemente amministrativi che venivano ricercati nel passato. Alla scadenza dei bandi a fine febbraio sono arrivate ben 5.000 domande che sono in fase di ammissibilità, di valutazione di ammissibilità da parte degli uffici e contiamo di effettuare le preselettive entro maggio. Del mese di gennaio abbiamo, come da lei citato, ripeto, la nuova governance si è insediata solo a novembre, ma ne sono state fatte tante dalla nuova governance in questo periodo. Abbiamo recepito e dotato il nuovo regolamento di organizzazione e subito è stato costituito l'Osservatorio regionale del lavoro, la cui prima riunione verrà convocata a breve, ma abbiamo anche istituito un comitato scientifico con professionalità di altissimo livello. Il presidente, come è notizia che abbiamo già dato, sarà il noto giuslavorista, già ex ministro Sacconi, e avrà come obiettivo proprio il comitato scientifico di fornire proposte di policy per l'attuazione e l'implementazione di interventi diretti ad affrontare le principali sfide non solo del post pandemia, ma del nuovo scenario economico che sappiamo essere estremamente mutevole. È stato deliberato il piano di attività dell'Agenzia con gli indirizzi strategici di ARPAL e su questo, ripeto, un cambio di passo per noi fondamentale è la digitalizzazione dei servizi. Il 25 febbraio la Giunta ha approvato il GOL, che è praticamente il programma GOL che vale sul PNRR nazionale, in cui abbiamo rafforzato questa componente tra pubblico e privato ed in cui, grazie proprio alla felice intuizione, perché la Regione Umbria su questo è stato un caso di precursore, di innovatrice nell'ambito delle politiche di accompagnamento al lavoro, avere un rework già attivo significa che noi abbiamo già possibilità di rendicontare quanto già speso con il rework a valere nel GOL. E su questo sarà fondamentale che i vari nodi a cui lei faceva riferimento di collaborazione in questo network di collaborazione fra pubblico e privato avverrà sempre in una condizione di reale collaborazione, che non significa quindi, come qualcuno ha voluto stigmatizzare, depotenziamento dei centri per l'impiego. Anzi, quanto stiamo dicendo sulla necessità di dotarli di maggiori skills digitali, di migliore strumentazione informatica, vuole avere proprio come obiettivo quello di migliorare una rete che funziona se possono collaborare insieme. Va da sé che se un livello è più alto, più avanzato e voluto, e un altro più basso, la potenza della rete, quindi ripeto, la priorità per noi in questa fase sarà digitale. Abbiamo dato grande capillarità, come lei richiesto e domandato in questa sua interrogazione, sulla prossimità dei servizi, perché è il piano GOL che abbiamo presentato al governo, si basa proprio su un'attenta capillarità dei servizi.
con un'attività molto presente dei vari centri per l'impiego, ma soprattutto le attività di sportello, prevedendo una struttura ogni 40.000 abitanti, quindi in linea con quello che era il decreto interministeriale del 2021. Ed infine l'integrazione fra le politiche e i servizi per lavoro del terzo settore costituisce per noi un nodo centrale di questa riforma e anche questo è uno dei punti qualificanti l'attuazione del programma GOL, che prevede percorsi dedicati in modo particolare con riferimento al sistema regionale di inclusione attiva, che si provvederà a breve termine all'attuazione delle nuove linee guida in materia di collocamento mirato. Ecco, poco il tempo a disposizione chiaramente per affrontare un argomento così complesso e così centrale. Chiudo dicendo, condivido quanto lei ha detto, le politiche del lavoro sono, attive del lavoro sono una delle tre gambe, l'altra è quella della formazione, l'altra è anche quella dell'innovazione. Bisognerà essere bravi a sostenere l'innovazione facendola sempre accompagnare con percorsi di formazione, orientamenti e politiche attive, e un'altra parola chiave troppo spesso dimenticata, che è la formazione continua. Grazie Assessore. Consigliere Fora, la prego veramente di stare nei tempi perché altrimenti è difficile, grazie. No, io lo faccio prevenire, meglio che curare, prego. Grazie, io accetto volentieri l'invito. Intanto ringrazio l'Assessore, ovviamente il tempo era tale da non riuscire a essere esaustivo su tutte le questioni, però lo ringrazio, do atto che in tempi anche relativamente stretti sono state fatte diverse cose. Ho l'impressione, Assessore, che abbiamo costruito una grande testa e anche i nomi legati al Comitato Scientifico Composto sono assolutamente nomi onorevolissimi che danno lustro anche alla nostra Regione, con un corpo ancora molto fragile. L'ARPAL è una struttura che ha molte ambizioni, ma ad oggi mi sembra ancora molto involuta nella gestione di pratiche amministrative, burocratiche e non sulla qualificazione dei servizi. Capisco che il percorso è complesso, che necessariamente serve del tempo, però credo sia fondamentale dedicare tanta attenzione a che il personale dell'ARPAL venga valorizzato e venga in qualche forma spinto ad assumere questa nuova identità culturale legata alla personalizzazione, a percorsi di orientamento, perché è su quello che si farà la differenza. Relativamente, lei diceva, al modello organizzativo, lo renda noto perché è importante conoscere la capillarità, i servizi, chi fa che cosa, in quali territori, perché questo è un elemento che ai cittadini serve, è importante conoscerlo, quindi lo diciamo così, promuoviamolo. Per ultimo, i patti con l'APL e i patti con il terzo settore legati all'attuazione dell'articolo 12 e l'articolo 14, formalizziamoli attraverso anche una concertazione con i soggetti che sono coinvolti, perché il momento decisivo è legato all'utilizzo della nuova programmazione FSE, perché poi le cose si fanno con le risorse e quindi se noi facciamo passare la programmazione dell'utilizzo delle risorse del prossimo settennato senza aver definito gli strumenti attraverso i quali utilizzarli, rischiamo di perdere delle opportunità. Come ho avuto modo più volte di dire, è auspicabile che la programmazione dei fondi comunitari FSE e il diritto e dovere siano fortemente integrati alle politiche del lavoro, anche se oggi sono in capo a due deleghe diverse di due assessorati diversi, però credo sia fondamentale che ci concentriamo all'integrazione di interventi che guardino alle persone, perché le persone sono titolari di diritti e di bisogni complessivi che non si segmentano in uffici, in competenze, in dirigenti, in assessorati diversi che spesso purtroppo non riescono ad integrare in maniera funzionale la stessa attività. Grazie.